Sabato 28 maggio 2022, alle 9:30, presso la sala consiliare del Comune di Vallo della Lucania, si è tenuto un importante convegno dal titolo L'inganno dell'alta velocità, Salerno-Reggio Calabria, 30 miliardi per un pugno di minuti, che ha esaminato alcune criticità normative, sociali ed economiche che interessano il piano predisposto da RFI di realizzare una nuova linea di alta velocità lungo la direttrice Salerno-Reggio Calabria. Dopo i saluti del sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sanzone, alla tavola rotonda hanno partecipato, oltre ai rappresentanti delle associazioni che hanno promosso l'evento, le associazioni degli operatori turistici ed esponenti di tutta la filiera istituzionale. Abbiamo avuto i nostri microfoni da prima e Egidio Marchetti, presidente del Comitato Cilento Alta Velocità. Sì, abbiamo organizzato questo convegno proprio data la gravità della cosa, in quanto un progetto costosissimo che non tiene conto dell'impatto ambientale, geologico ed economico, soprattutto su questi nostri territori che rischiano di perdere l'unica infrastruttura nazionale presente sul nostro territorio. Si badi bene, non è una questione di mero campanile, ma questa è un'area di 100 km che va da Battipaglia a Sapri e che tocca anche la costiera di Maratea. Quindi abbiamo posto una questione di merito e di metodo sulla linea storica che è insostituibile nel suo ruolo. Dai piani di RFI il nuovo progetto escluderebbe dal traffico nazionale questa linea, venendo declassata a linea regionale, quindi con la soppressione di tutti i treni e frecce che oggi attualmente servono e consentono a un cilentano in 2 ore di andare a Roma con semplicità. Quindi è una questione sia di risultato che di metodo. Un progetto che non tiene conto di queste esigenze per noi non è condivisibile. Di seguito ai nostri microfoni abbiamo avuto Erasmo Venosi, membro Commissione Tecnica, Ministero Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Noi, insomma, dalla documentazione anche che io ho mostrato alla Corte dei Conti, il rapporto numero 18, 98 del 2018, evidenzia, diciamo, l'approccio molto ma molto superficiale nella progettazione. Un'assenza di analisi costi-benefici, ovvero quando viene fatta, è un'analisi costi-benefici pro domo sua. Non dovrebbe esistere che un'analisi costi-benefici che va a misurare l'utilità o la disutilità del territorio venga fatta dallo stesso soggetto che realizza l'opera. Nel caso della Salerno-Reggio Calabria, almeno fino a Praia, l'analisi costi-benefici dà un valore positivo di 700 milioni di euro. Però ci sono delle grandi omissioni, tant'è che esperti di settore, come Paolo Beria del Politecnico di Milano, hanno quantificato invece la perdita di benessere sociale quantificata in 3 miliardi di euro. Allora, rispetto a questi valori, rispetto al fatto che il 40% dell'itinerario è fatto da gallerie e che le gallerie, in un bilancio corretto della produzione di carbonio, sono il massimo elemento impattante, non possiamo noi accettare che mentre l'Europa redige e fissa degli obiettivi, taglio del 55% al 2030, neutralità tra emissioni e assorbimenti di carbonio al 2050, e noi abbiamo un soggetto, una società per azione, che è un mostro, che ha una spesa annua tra spesa corrente e spesa in conto capitale di 12 miliardi di euro, possa essere e possa operare all'interno di quelli che sono i vincoli comunitari. Per finire, Sandro Legato, presidente Consorzio Cilento di Qualità. Giornata importantissima. Oggi è importante perché riusciamo ancora una volta a dare voce agli imprenditori turistici. Allora, sicuramente ogni cosa che si viene a programmare, si viene a realizzare su un territorio turistico è importante per noi strutture ricettive, però dobbiamo anche dire che è importantissima l'alta velocità e questa volta potremo essere per l'ennesima volta tagliati fuori da una situazione che realmente ci vede distaccati da tutta una programmazione. Non abbiamo un aeroporto, le vie di comunicazione che abbiamo attualmente le conoscete un po' tutti e quindi non ci rappresentano. Abbiamo bisogno di essere considerati, abbiamo bisogno di sederci insieme a chi programma determinate azioni. Noi siamo a disposizione, quindi
La classe degli imprenditori turistici ormai c'è e quindi siamo pronti a essere ai tavoli che contano per dire e dare il nostro contributo.